Salve, sono Alessandro Cuomo, psichiatra dell'Università di Siena. Per me è un vero piacere oggi poter dare il mio contributo con questa breve clip relativa all'articolo dal nostro gruppo, insieme al professor Fagiolini, appena prodotto, dal titolo Vitamina D e disturbi mentali, un update sulle ultime evidenze e focus su autismo e anoressia. Se dovessimo partire con una parola chiave per spiegare questo articolo, sarebbero, anzi, con due parole chiave, sarebbero esplorazione e scoperta. Quello che troverete all'interno del paper è la presentazione dell'importanza sempre più crescente della vitamina D oltre la sua salute fisica, oltre la sua salute ossea, per la quale è enormemente conosciuta, enfatizzando quindi l'evoluzione della ricerca che attualmente, che ora sempre di più, colloca e collega strettamente disturbi mentali come la depressione, la schizofrenia e i nuovi dati relativi ad autismo ed anoressia. Troveremo dei collegamenti sorprendenti, infatti nell'articolo troverete un approfondimento su come la carenza di vitamina D sia stata collegata a disturbi mentali con una particolare attenzione anche ai meccanismi di azione. Il nostro scopo è quello di partire dalla neurobiologia, calarla nella pratica clinica e capire quali potrebbero essere le strategie di applicazione pratica per i nostri pazienti, attraverso cui cioè la vitamina D può influenzare la funzione cerebrale e il benessere psicologico in generale. Quindi quello che proveremo è quello a fare, è quello di andare ad analizzare le nuove prospettive, in particolar modo in questo frangente parleremo di autismo ed anoressia con un'analisi dettagliata delle ultime ricerche che evidenziano il ruolo della vitamina D in concomitanza a patologie come autismo ed anoressia. Anoressia potrebbe sembrare quasi intuitivo, quindi una riduzione della capacità, dei livelli, concentrazione di vitamina D, ma in realtà sembrerebbe anche influenzare questa carenza le condizioni di base predisponenti e precipitanti relative a questa condizione nota come autismo, e la potenzialità di offrire nuove strategie di supplemento, di supplementazione ad un trattamento convenzionale. In conclusione, la call to action è di avere una visione verso un futuro di benessere per i nostri pazienti. Riflessioni finali dell'articolo saranno sull'importanza di continuare la ricerca per una comprensione più profonda dei legami tra vitamina D e salute mentale, incoraggiando quindi un maggiore screening della stessa e considerando quella che è la sua supplementazione come parte integrante della prevenzione e del trattamento dei disturbi mentali con tecniche convenzionali. Io sono felice di essere qui con voi, vi ringrazio per il vostro ascolto, vi ringrazio per la vostra attenzione. Buona giornata.